che ho detto all'altro gruppo che vorrei dire a voi e l'ho dimenticato di dirlo. Quando voi, se consideriamo un campo vettoriale birotazionale, per esempio nel senso della prima, diciamo la definizione che ho dato voi, vi ricordate che io avevo costruito esplicitamente la funzione scalare in cui il gradiente è il campo scalare stesso, il campo vettoriale stesso. E cosa facevo? Prendevo un punto, lo elegevo a punto speciale, punto di riferimento, poi l'altro punto, l'estremo di un eventuale integrale cubidino, la lasciavo variare e costruivo così una funzione. Catturerò la vostra attenzione ora. Le lezioni finiranno qua, ufficialmente finiscono qui, ma io faccio la settimana extra. Il primo appello sarà qua, salto una settimana, un appello, salto la settimana, un appello, salto la settimana, un appello. Poi sarà qua, terza settimana di settembre. Questo è ufficioso, ho comunicato al segretario della didattica il mio desiderio e se vediamo se vi confermo le date. Ok? Dunque siete già avvertiti. A fine corso ci saranno 3 appelli, prima di agosto, poi uno a settembre. Quindi vuoto, 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 alternanza. Ho la vostra attenzione adesso. L'appello, come vi ho già spiegato credo alla primissima lezione, sarà uno scritto. E poi chi ha messo l'orale si comincia probabilmente il giorno stesso a fare orali e andrò a battuta, come si dice in italiano, a tamburo battente, cioè inizio il giorno stesso dello scritto a fare orali, continuo il giorno dopo e continuo il giorno dopo. L'appello però è il primo giorno, quindi tutti presenti a fare lo scritto è un filtro. Ok, adesso che ho la vostra attenzione riprendo. Allora, abbiamo costruito esplicitamente la funzione scalare. La funzione scalare aveva la bella, quando la costruiamo, ha la proprietà che il gradiente della funzione scalare è proprio il campo vettoriale. E qual era la funzione? La funzione era questa. Prendevamo l'integrale curvilineo dal punto di riferimento al punto che ci interessa. Ok? Facevamo così. Lungo una qualsiasi curva. Questa era una scelta arbitraria e se io cambiassi idea o se qualcun altro dicesse io non sono d'accordo con questo punto qui, io ho quest'altro punto che mi piace tanto, quindi questo era un punto di riferimento, chiamiamolo nuovo, diverso. Ok? Allora cosa fa una persona che sceglie questa? Costruisce lui stesso una funzione che sarà un integrale curvilineo dal punto di riferimento nuovo, diverso da questo qua che ho usato, diverso da questo. Va al punto in questione, il punto che gli interessa, questo punto qua. Lui crea, a partire da questo punto, crea una funzione diversa dalla funzione che ho creato partendo da qui. È una funzione diversa. Qual è la differenza tra queste due? Che rapporto c'è tra queste due funzioni? La differenza differiscono tra di loro per una costante. Differiscono per una costante. Quale costante? La costante è l'integrale curvilineo da questo punto a questo. tutto lì. Okay? Ricordatevi, questo è un campo irrotazionale, quindi qualsiasi curva io potevo usare per andare da qua a qua. Forse è il caso che io insista un attimo su questo, perché un ragazzo dell'altro gruppo mi ha fatto una domanda durante l'intervallo e mi ha fatto capire che non aveva afferrato bene questo fatto. Deve essere chiaro, ma veramente deve essere chiaro, perché mi seccherebbe dover poi spiegarlo all'orale, è una cosa che odio. All'orale siete voi che dovete spiegare a me, non io a voi, però succede che uno venga e non ha le idee proprio chiare. Lo promuovo, gli do un voto, però gli insegno anche qualcosa, quindi in un certo senso l'orale è quasi l'ultima lezione, è l'ultimo momento in cui io posso interagire con lo studente, quindi piuttosto di lasciarlo andare via con un voto basso o un voto medio, ma con un'idea confusa, preferisco tenerlo lì e accertarmi che abbia capito e poi lo lascio andare. Certo non gli alzo il voto perché glielo ho spiegato io, ma almeno l'ha capito. Allora, deve essere chiaro questo. Queste sono due curve che collegano il punto di riferimento iniziale ok? Su due curve. Se la funzione non fosse irrotazionale nel senso della definizione, qual era la definizione? Era presa due punti qualsiasi, l'integrale curvilineo che collega quei due punti non dipende dalla curva. Se dipendesse dalla curva, cioè se non fosse irrotazionale, io andando per di qua otterrei un numero diverso che andando per di qua. Quindi non potrei parlare di una funzione, non vi pare? Una funzione deve avere un valore. Addirittura se non fosse irrotazionale, se fosse rotazionale, cioè se non fosse irrotazionale, in principio potrei avere un'infinità di valori associati qua, perché un'infinità di strade che vanno da qua a qua. E ognuna di queste potrebbe darmi un valore diverso, quindi che cazzo, non devo dire parolacce perché poi loro devono lavorare a fare la censura, mannaggia la censura. Una funzione deve avere un valore, quindi il fatto che abbia un valore, chi me lo dà? Me ne dà l'ipotesi che questa sia una funzione, questo sia un campo irrotazionale e che quindi qualsiasi curva che colleghi questo punto a questo mi darà esattamente lo stesso numero. Così ho una funzione come si deve. Quindi al punto xyz associo un numero. Quale numero? Questo numero. Ma questo numero che ho costruito ha il valore che ha perché sono partito da qua. Se parto dall'altro punto, quando arrivo qui avrò un numero diverso, quindi la funzione è diversa. E sto asserendo che la differenza tra le due funzioni, quella che il valore che associo qua, partendo da qui, o il valore che associo qua, partendo da qui, differiscono queste due funzioni, φ e φ', differiscono per una costante. E la costante è, per l'appunto, il valore dell'integrale curvilineo andando dal punto di riferimento al nuovo a quello vecchio. Ovviamente è sempre lungo qualsiasi curva. Quello è un numero, e quello è C. Quindi voi potete scrivere questo per esteso perché vado da P riferimento nuovo al punto variabile, al punto generico, passando per punto di riferimento vecchio, quindi faccio, non scrivo tutto l'integrando perché mi sto stufando e anche voi potete prendere punti più rapidi, si fa così, no? Quindi questo è proprio la vecchia φ. E questa qua, che colore lo sto usando? Questa qua è una costante. E questa è la vecchia φ. Quindi, lo sto scrivendo a ritroso ovviamente. Va bene? Quindi avete imparato qualcosa molto importante. Molto importante. Che due funzioni scalari, due campi scalari, due campi scalari che differiscono per una costante hanno lo stesso gradiente. Cioè il gradiente di φ' è uguale al gradiente di φ. Perché? Perché se questa è una costante Quando fate un gradiente, cosa state facendo? State applicando l'operatore nabla, no? State applicando l'operatore gradiente, l'operatore nabla. E cos'è l'operatore nabla? Dovete fare le derivate parziali rispetto a x, rispetto a y, rispetto a z. Se quella è una costante, non dipende da x, y, z, no? Quindi quando la derivate, quando fate il gradiente di una funzione costante è un bel vettore nullo. Quindi avete imparato una cosa, due campi scalari, che differiscono da, come potrei dire, per una costante, si dice così, per una costante, o da una costante, per una costante hanno lo stesso gradiente. Voi potete aggiungere a un campo scalare una costante qualsiasi, non cambierete il suo gradiente. Questo è un altro modo di dire. Questo è un modo di dire. Un altro modo di dire è che potete aggiungere, io non riesco a leggere quando sono storto perché è sfocato, aggiungere, non leggo neanche quando sono attaccati, non so leggere, potete aggiungere una costante. La mia spalla mi uccide stamattina, qualsiasi, ad un campo scalare e non cambierete, e lascio a voi finire perché sono stufo di scrivere, il gradiente. Ok? D'accordo? Interiorizzate questo fatto e sappiatela individuare in questo tipo di discorso, va bene? Ok, andiamo avanti. Allora immaginiamo facciamo di nuovo un discorso così, in fondo l'ho già anticipato un paio di settimane fa, però vorrei chiudere il cerchio, immaginare, forse il paio di settimane eccessivo, diciamo una settimana fa, immaginiamo, non so, una forza di Coulomb, visto che tra poco cominceremo a parlare sempre di più di elettromagnetismo, potrei fare il discorso con la legge di gravitazione, o per qualsiasi forza che sia centrale, e in maniera un po' ridondante aggiungo un'altra parola perché voglio che sia chiaro. Io non miro all'eleganza formale, io non miro alle definizioni pulite, carine, quello lo lascio ai didatti che fanno retroguardia. A me interessa che voi capiate i concetti e preferisco essere non essenziale, non minimalista, ma prolisso e un po' ridondante per mandare un messaggio chiaro. A me serve la parola centrale e uso anche radiale perché voglio mandare un messaggio molto forte, una forza che sia di questo tipo, un campo vettoriale, per esempio una forza, cominciamo a parlare di forze, un campo vettoriale, parliamo di un campo di forze, e il campo di forze a priori dipende da x, y, z, dipende dal vettore posizione del punto che vi interessa, però un campo centrale e radiale è fatto così, ha una direzione che è individuata dal vettore dal versore che va dall'origine, dal centro, che va dal centro al punto matematico XYZ, e ha una dipendenza dallo spazio, dalla posizione, che è di questo tipo, dove questo R è la distanza dal centro. Questo per me è una forza centrale radiale, centrale ed è radiale nel senso che non dipende da angoli, dipende solo dalla distanza. Okay? Allora è chiaro che se questo è il vostro centro, centro di forze, quindi il centro, lo chiameremo il centro di forze, quindi sarà il Sole, o sarà una carica, e questo è a un certo punto. Anzi, prendiamo due punti, A e B. Deve essere chiaro che quando vado a fare l'integrale di curvilineo lungo una curva qualsiasi, questo integrale curvilineo diventa, proprio perché è radiale ed è centrale e quindi ha questa forma, diventa un integrale ordinario. Cioè questo che a priori è un concetto complicato diventa in realtà un integrale ordinario, dove ho l'integrale di questa dipendenza dalla distanza in dr, quindi io sto integrando adesso sul semiasse dei numeri reali, perché r è un numero, è il modulo del vettore posizione, è la distanza dal centro, quindi questo rappresenta la distanza dal centro. Beh, potevo scriverlo qua, così non inquino la lavagna qui. Questa è la distanza dal centro. Quindi a priori R fa parte del semiasse dei numeri reali. Potrebbe includere lo 0 in certi casi non include lo 0 perché è magari un 1 diviso R, no? Quindi bisogna vedere se lo 0 è incluso o escluso. E qua sto integrando dalla distanza dal centro del punto A, quindi questo diventa RA, alla distanza dal centro del punto B, questo diventa RB. Questa è la cosa su cui voi dovete meditare. L'integrale curvilineo, questo disegno magari è un po' povero, quindi per aiutarvi a vederlo, mettiamo pure degli assi anche se non mi servono. Questo è il centro, che lo faccio coincidere con l'origine, perché questo diventa il vettore posizione RA e questo è il vettore posizione mancato RB, e io sto andando da A a B in linea di principio lungo una curva qualsiasi, ma proprio perché questo è un campo irrotazionale, quindi essendo un campo di forze userò la parola conservativo, io so che questo qua non dipende dal percorso, quindi in realtà non dipende dal percorso. E come vi ho spiegato l'altro giorno, voi potete quindi pensare essenzialmente di collegare, ammesso che quelli fossero ricerche, l'ho disegnati liberamente dalla mia prospettiva, magari non fanno un po' schifo, il primo non è male, il secondo fa un po' schifo. Si trovano su sfere di raggio diverso, sfere concentriche al centro, si chiama centro non a caso. E quindi, come vi ho spiegato l'altro giorno, anche se la curva vera è una curva fatta così, in realtà voi potete calcolare l'integrale curvilineo da A a B seguendo una curva qualsiasi, una curva che vi conviene, per esempio, è di spostarvi radialmente e poi lungo l'arco di cerchio rimanendo sulla sfera di raggio B. E a conti fatti quello che serve nel calcolo è solo questo, quindi voi integrando solo nella variabile distanza state facendo un integrale ordinario. Meditate su questo fatto. Meditate su questo fatto. Va bene, allora qua ci sono i vari casi, che abbiamo discusso una settimana abbondante fa. Vi ricordate quando ho cominciato per la prima volta a parlare della famosa funzione U? Vi ricordate? Quindi se noi abbiamo la F, se noi usiamo una forza di questo tipo, cioè la dipendenza dallo spazio di tipo coulombiano, abbiamo questa funzione qui, chiamiamo Q, Q piccolo, quindi questo sarà la carica Q, magari ha una grande massa, quindi di fatto non si muove molto, non accelera, quindi lo applichiamo anche, se volete, il centro degli assi XY. Questo ha una massa più piccola, molto più piccola, ma ha una carica pure lui. Quindi queste due interagiranno per via della forza di Coulomb, l'interazione elettrica, e la scriviamo così, ok? Va bene? Quindi dovete immaginare di avere qua quella funzione, quindi dovete fare questo integrale, e l'abbiamo fatto, quindi la riposto velocemente. Quindi deve essere chiaro che voi avete tante possibili funzioni radiali e centrali. C'è quella di gravitazione, dove la funzione che appare lì è questo, per esempio. Potreste avere anche una specie di legge di Hooke, che è questo, per esempio. Quindi ognuno di queste, se la mettete qui, sarà un esercizio diverso, avrà un integrale diverso. Con quello di Coulomb voi avete, come abbiamo già fatto incontro l'altro giorno, ma le rifaccio volentieri, perché è molto importante. Preferisco ripetermi che poi all'orale mandar via una persona perché non sa fare questo conto. Cos'è questo? È meno 1 su x più c. Quindi questo qui meno 1 su R valutato tra RA e RB, okay. E quindi 1 dove lo scrivo? Scrivo qua. Cosa ho? Diventa 1 su RA meno 1 su RB, giusto? Guaio di questo po' perché c'è questa. Vi ricordate l'altro giorno che ho preso la botta sulla mano? E non si è ancora immaginato, perché le volte che filo la mano nella tasca cavo via la crosta, no? Cosa è successo? Il filo è stata. E poi uno cosa fa? Qua, come credo avevi detto l'altro giorno, ma non mi ricordo più, c'è una piccola novità che viene dalla fisica. Nella matematica, quando io faccio il famoso integrale curvilino dal posto di riferimento al punto P e mi costruivo la mia funzione φ, anzi facevo questo, lo giro la frase, l'integrale dal punto di riferimento al punto P era una funzione. I matematici, e quello che ho fatto io, era di dire quella funzione io la chiamo φ. Ma i fisici fanno una cosa che serve a loro, e spero che l'abbiamo già detto questo, ma voglio dirlo perché prima, quando l'ho detto, parlavamo di funzioni che dipendevano solo da x. Questo ormai è un discorso molto più generale. I fisici amano esplicitare un segno meno, cioè la funzione che va, quando questo è un campo di forze, perché stiamo parlando di campo di forze, quindi stiamo parlando di un campo di forze. Quando fanno campi di forze, la funzione che è l'integrale curvilineo dal punto di riferimento al punto generico, loro i fisici, io sono un fisico, amiamo esplicitare un segno meno, cioè facciamo così, introduciamo una funzione, certo che è scalare, ma esplicitiamo il segno meno. Ok? Esplicitiamo il segno meno. Quindi, con questa logica qua, cosa sta succedendo? Che quando io vado da un punto A a un punto B, io otterrò U di A meno U di B. C'ho questo segno meno che mi scambia quello che, se ci fosse stato il φ, avrei avuto qua φ di B meno φ di A. Anzi, facciamo così, vedete i passaggi. Vedete φ di B meno φ di A, e questo, introducendo questa funzione che è semplicemente φ cambiato di segno, questo diventa U di A meno U di B. E perché hanno introdotto questo segno meno? Ve l'ho già detto una settimana fa. Lo hanno fatto perché se questo è il campo di forze, e se per caso questa è la forza totale che agisce sul corpo, se è la forza totale, allora questa qui è KB meno KA. Quindi KB meno KA è uguale a questo. Se questo è un campo conservativo, allora la scrivo così. E quindi, portando tutto quello che è appendice B di qua e tutto quello che è appendice A di là, ho KB più U di B uguale KA più U di A. e dicono che bello, allora K più U è qualcosa che non cambia, il valore non cambia, la chiamo energia. Perché lo chiamo energia? Perché questa è un'energia di movimento, questo lo chiamo, non è un'energia di movimento, è un'energia di posizione. Questa somma qua si conserva, non cambia mai negli istanti di tempo, quello che valeva TA e quello che vale TB, si conserva l'energia. Se io avessi, se non avessi esplicitato il segno meno, cosa avrei avuto? Potete vederlo voi stessi. Se io porto di qua la phi b e di qua la kA, ho kb meno phi di b uguale kA meno phi di a, che matematicamente è assolutamente qualcosa si conserva. Questa cosa che si conserva si chiama k meno phi. E io potrei insegnarvi, ragazzi, si conserva K meno Φ. E uno se lo impara e la usa. Ma K più U è più facile. Dire che K più U si conserva, che è uguale che so a una costante, è più facile da vedere. Perché voi vedete che se questo deve rimanere costante, se questa cosa cresce, questo deve diminuire. È molto facile vederlo come una specie di... un grafico, vi dico, ricordate il famoso grafico, lo so, dell'oscillatore armonico, questo era l'energia E e questo è il valore di U, quindi questo è il valore di K. Se il valore di U cresce, il valore di K diminuisce. Quando U è uguale proprio a E, K vale 0. Quando U è al suo minimo, che è questo punto qui, K è il suo massimo. E vedete che è facile capire. Se ci fosse stato K meno B era molto più difficile riuscire a visualizzare le cose come una quantità che cresce o diminuisce alla spesa dell'altro. Quel segno meno rende le cose un po' più complicate. Per esempio in certi programmi, in certi Java che si vedono in rete che fanno vedere la conservazione dell'energia, K più hanno una specie di, hanno tre grafici a barre, cioè hanno una specie di colonnina così, e questa rappresenta E. Poi avete due colonnine, una che è la K e una che è la U. Lo accenno qua. Quando la K ha il valore pieno, la U è 0. Quando questo scende, ad esempio arriva a metà, questo sale a metà, quando questo scende ulteriormente, questo sale, e in modo che però la somma, questo per questo doveva essere quello. Quindi lo vedete come una specie di travaso, avete una certa quantità di K che viene travasato nella bottiglia della U. Quando la bottiglia della K è completamente piena, quella della U è vuota. Quando fate passare un po' di K nella bottiglia della U, la K diminuisce, quindi questo fatto di vedere la K e la U come cose che si scambiano, come un travaso di energia che passa da energia di movimento a energia di posizione, la visualizzate bene quando è scritta così. Per quello i fisici hanno introdotto il segno meno esplicito, per evitare di avere qualcosa che è meno visualizzabile, d'accordo? Vi ho detto questo perché è importante che vi ricordiate che ci sia quel segno meno, Quindi quel segno meno, dove appare per esempio? Se la forza è di tipo conservativa, è uguale a meno il gradiente della sua U. Senza quel segno meno sarebbe stato F uguale a gradiente di Φ. Invece io esplicito il segno meno, dovete ricordarvi che c'è quel segno meno. Dovete ricordarvi che c'è quel segno meno. Dovete ricordarvi che c'è quel segno meno. Quindi la U in un certo punto è uguale a meno l'integrale da un punto di riferimento al punto P con coordinate x, y, z di f prodotto scalare di R. C'è questo segno meno, tatuate questo da qualche parte del vostro corpo. Se qualcuno mi chiede, ma professore, Qua per esempio mi accorgo di aver scritto una cosa che forse andrebbe giustificato. Cerco di evitare di scrivere cose, cerco di essere il più prolisso possibile, così ripeto potete difendervi meglio l'orale. Questo è il punto di riferimento, questo è un punto A e questo è un punto B. Scelto questo? Certo, potrei scegliere un altro, ma introduco solo una costante, chiaro? Faccio una scelta, scelgo questo. Qual è il valore della funzione a facciamo phi per il momento? Ma usiamo la u, è meglio, così ci abituate. Preferisco usare la phi e poi far vedere il segno. Continuo a cambiare idea, ma non lo cambio più. Uso la phi. Qual è la phi del punto A? La phi del punto A, per definizione, è l'integrale curvilino dal punto di riferimento al punto A, d'accordo? Facciamo il caso di un matematica, quindi è un campo vettoriale generico. Quindi scelgo una qualsiasi curva che colleghi questo e questo, calcolo l'integrale curvilino, quello è il valore di phi di A. Qual è il valore di phi di B? Il valore di phi di B è uguale a qualsiasi integrale che vada da qua e arrivi qui. Però deve essere chiaro che siccome il campo per definizione è rotazionale, io posso andare come voglio al punto B. Posso prendere questa, ma posso anche far così. Posso andare passando per A. Quindi vedo che la phi di B può essere scritta così, come vado dal punto di riferimento al punto A, poi vado da A al punto B. Cioè la funzione nel punto B la posso pensare andando dal riferimento ad A e poi da A a B. Siete d'accordo? Questo cos'è? Cancello un po' così scrivo per esteso. Scrivetelo voi, mettete cancello. Cos'è quella roba là? Quella per definizione è phi di A, no? Questa è phi di A. Giusto? Quindi ho appena scoperto che phi di B è uguale a phi di A più l'integrale da A a B. Quindi cosa deduco? Che l'integrale da A a B è uguale a phi di B meno phi di A. Lo vedete? C'è una signorina dietro che ha il viso molto cruciato, perché non capisce, non legge la mia calligrafia. No, non leggo. Ecco, quindi non capisce. No, non avevo letto. Vi ripeto, è così importante che non potete... Riguardate questo passaggio al film. Questo è il punto A. Questo è il punto B. Qual è phi di A? Il valore della funzione qui è l'integrale curvilino qualsiasi curva che vada da qua a qua. Facciamo questa, tanto per semplificare le idee. Cos'è phi di B? È l'integrale curvilino andando dal punto di riferimento a qualsiasi punto, lungo qualsiasi curva al punto B. Per esempio questa. Da qua a qua a qua. Quindi andare da qua a qua mi dà la phi di A. Andare da qua a tutto qua, tutto quanto, mi dà la phi di B. Quindi l'integrale da andare da A a B è uguale a phi di B meno phi di A. Non è difficile. Poi magari io non lo so spiegare bene. Allora, se questo diventa il caso di un campo di forze, cosa fa il fisico? Quadratico medio? Scriverà phi di B meno phi di A, poi dice no, preferisco introdurre una U che è uguale a meno phi. E quindi questo diventa U di A meno U di B. Ci siamo? Olla! Non l'avevo detto esplicitamente, quindi adesso possiamo finalmente chiudere questo argomento. quindi questo va assolutamente capito in tutto il suo senso. Questo qua è il linguaggio degli integrali, questo è il linguaggio delle derivate. Questo è vero per un campo di forze irrotazionale che viene chiamato conservativo. Perché è chiamato conservativo? È chiamato conservativo una F che è irrotazionale, irrotazionale, è un campo di forze maschile chiamato conservativo, perché K più V si conserva. Cosa vuol dire conserva? Vuol dire che non cambia nel tempo. Siamo? Ok, cavo la maglia perché in effetti finisce a far caldo. Ho finito le carotiere bianche. Anche perché non mi piace molto andare in giro con le camicie rosa, quindi volevo un po'. Però in effetti è troppo schifo. Io sono guardato, io non mi guardo mai nello specchio, ma stamattina mi guardo ancora. Ho dimenticato le carotiere. A me piacciono le carotiere grigie e nere, ma non va bene con la camicia nera. Questa camicia qua è la carotiera nera. Va bene. Va bene, questa è la tabellina che abbiamo fatto qualche giorno fa. Mi raccomando, adesso che il discorso è un po' chiuso nel senso che non ho in realtà altri commenti matematici da fare, se non quelli che magari piccolini mi serviranno man mano vado avanti. Questo è un po' un'occasione per rivedere un sacco di cose. Quindi di nuovo questo è un integrale ordinario. Il motivo per cui questo integrale curvilineo diventa un integrale ordinario è perché gli spostamenti lungo archi di cerchio o lungo sfere, superfici sfere, mantenendo la distanza dal centro non contribuisce al calcolo dell'integrale curvilineo, e quindi interessa solo gli spostamenti radiali, quindi diventa un calcolo facile. A priori questa è una bestia matematica, in realtà con questo tipo di forza è una cosa semplice. Questo è un concetto sofisticato, questo a confatti è semplice, ma dietro c'è tanta matematica. Ok? Facciamo una breve pausa, visto che ha suonato.